Buon pomeriggio, salve. Io e la Metazza di te vi diamo il benvenuto per la dodicesima ed ultima volta per questa stagione a T-Talk, lo spazio politicamente scorretto dedicato a donne comuni ma fuori dal comune, come sempre. Questo è proprio lo slogan della nostra trasmissione. Dicevo, è l'ultima puntata. Sono state 12 le puntate che, con questa che ci hanno portati fino a qui. Io ringrazio Eventi Presse per averci ospitato, per aver dato voce appunto a 12 donne comune ma fuori dal comune. E le ringrazio alla fine, le ringrazio alla fine di questa intervista. Ringrazio comunque lo staff di Eventi Presse, tutta la redazione che si muove dietro i nostri programmi. Andiamo a presentare la nostra dodicesima ed ultima ospite. Sono davvero felicissima perché è una storia particolarmente bella. Lei sorride, io la vedo, voi non la vedete. Lei è un'insegnante, è una ragazza, una giovane donna di, possiamo dire che è una giovane donna di Capodorlando, però che abita fuori dai confini della regione da un po' di tempo ormai. È un'insegnante, lei fa segno per dire è un bel po'. È un'insegnante e ci racconterà la sua storia. Io la definisco di speranza, ma lei mi ha detto più una storia di rinascita e di vita. Diamo il benvenuto a Milena Giuffrè. Grazie, benvenuta a Grazie T-Talk e a grazie voi. per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie a voi. Buonasera a tutti. Ho detto una giovane donna, perché tu sei giovane. Sì, lo possiamo dire, 39 anni li compirò ad agosto. 18, dopo i 18 sono, non, io come, non so come devo fare, dopo i 18 sono sempre 18, ecco, rimaniamo sempre 18 anni. Ho Ah, sì, detto, anche quindicenni esatto, dello spirito. va benissimo, 15 anni, va. Io mi accontento, ci metto la firma. Dopo, ho detto, è un'insegnante che orlandina, che però da un po' di tempo abita fuori dai confini della Sicilia, perché tu abiti a Dal Pisa, ti 2007. sei stabilita Sì. già da un bel po' di tempo a Pisa. Cosa Sì, insegni? Ecco, esatto. Matematica e scienze alle scuole elementari. la bestia nera, diciamo, per tanti studenti, la matematica. Ecco, Sì. e ho detto Vivo una fuori storia, ormai da tanto tempo. ecco, Da una storia tanto, di, ho tanto. detto una storia di speranza, ma ho detto che Milena mi ha detto una storia di rinascita, una storia di vita. Perché, Sì. Milena? Raccontiamo la tua storia. Cosa è successo nella tua vita? All'improvviso, allora, io ho fatto una vita, per chi mi conosce, anche a Capodorlando, sempre molto dinamica, sportiva, molto sociale, e nella mia vita tutto mi sarei immaginata, a meno che di punto in bianco cambiasse radicalmente. Io arrivo ad un certo punto della mia vita, sono andata via, ho studiato a Palermo, poi mi sono spostata in Emilia Romagna, dove ho iniziato ad insegnare a Ferrara, e poi nel 2011 approdo a Pisa, perché nel frattempo, moglie e boy dei paesi tuoi, mio marito, ai tempi fidanzato, Orlandino Antonio, si è trasferito a Pisa per studiare e poi ha trovato lavoro qui. Nel frattempo io dall'Emilia Romagna, da Ferrara, avevo preso il ruolo e quindi ho chiesto l'avvicinamento al convivente, perché allora si poteva fare per la convivenza in Moruxol. E dopo qualche tempo decidiamo di provare ad avere un figlio, quindi cercavo una gravidanza. E Questa invece questa gravidanza gravidanza non non arrivava, io arrivava. insomma cercavamo di capire come mai, invece a un certo punto rimango incinta, felicissima, il 2014, ma non è proprio andata a buon fine. Neanche un mese dopo purtroppo ho avuto un'extrauterina, come hanno un'asportazione della tuba, e vabbè, finisce, è andata male, capita a tanti. E qui però inizia a esserci aria di rarità, perché comunque sappiamo che la gravidanza extrauterina non è proprio una condizione, insomma, diciamo, da tutti i giorni, è una condizione un po' più particolare rispetto ad altre situazioni che purtroppo non portano a una gravidanza a buon fine. E allora, dopo vari consulti, abbiamo deciso di inserirci all'interno del programma di procreazione assistita a massa, ci prendono, e io inizio a fare degli accertamenti che poi Di avremmo routine, portato, diciamo quelli che si fanno che si solitamente per fanno capire un po' la situazione di salute dei due. prima di arrivare direttamente alla prima FIVET, quindi alla prima inseminazione. Fino a quando un giorno, una mattina, io nel frattempo andavo in palestra, la mia vita si gestiva tra la scuola, finivo scuola, andavo pa in palestra 5 giorni a settimana, e gli impegni pomeridiani che può avere un insegnante tra le riunioni.
tutto il resto, insomma, e quindi si incastrava, uscivo la mattina e tornavo, insomma, il pomeriggio non prima delle 6 a casa. E un giorno, insomma, in palestra ho notato che avevo l'addome un po' gonfio, ma pensavo sinceramente un po' di stipsi. Si avvicina il fine settimana, inizio a stare un po', mi sento sempre più appesantita, finché la mattina, concomitanza con uno dei controlli che dovevo fare, mi sveglio che ho chiamato Antonio e gli ho detto: Antonio, abbiamo un visitors, perché mi si era gonfiata la pancia, sembrava davvero incinta di 7 mesi. E quindi vado a fare questo controllo e chiedo all'ecografista se mi controllava questo addome globoso. E lì è successa... è successo, è scoppiato praticamente per me un cataclisma interno, perché mi viene detto che ero piena di liquido, lei ha la cirrosi epatica. Quando mi sono l'ecografista, ho detto: mi si permette, io sono persona seria, faccio, io sono insegnante. Insomma, subito pronto soccorso cominciano a dirmi che comunque c'era fegato enorme, congesto, era gonfio, io ero piena di questo liquido, mica mi dicevano ascite, che non avevo idea inizialmente cosa fosse. Insomma, incomincio a fare una serie, mi ricoverano e comincio a fare una serie di accertamenti. E il momento più nero l'ho toccato al terzo giorno di ricovero, era un lunedì, non lo dimenticherò, di marzo del 2015, e mi dissero che non sapevo neanche di cosa avessi, perché eravamo partiti dall'epatite, ma i virali erano completamente negativi. Allora si pensava fosse un tumore, e quindi erano pronti per fare una biopsia, ma hanno fermato tutto, perché avendo preso un pochino di questo liquido, il liquido di scarto, quando il fegato non funziona si chiama ascite, quindi questo liquido ascitico, ma non c'era assolutamente nessuna forma neoplastica, cioè non niente che rimandasse ad una condizione del genere, per cui fermi tutti. Mercoledì mi saltano a giro visita. Ed è un momento veramente terribile, perché io dico: ok, se alla fine, prima diceva sempre la mia mamma, che non c'è più, diceva: e vivi sulla terra non ne rimangono, e quello è un dato di fatto, però perlomeno capire per quale motivo te ne stai andando. E invece mi saltano e mi dicono chiaramente poi che non hanno idea, devo continuare a gestire. La stessa notte l'epatologa di turno, cioè in realtà poi era l'internista, però è un'epatologa, mi toccò la spalla e mi disse: io forse so cosa hai. E lì è stato fantastico, perché dice: ok. E qui siamo andati a fare una ricerca genetica. Sono affetta da una rara malattia del cardiocircolatoria, che si chiama sindrome di Bacchiari, ovvero il mio sangue si autocoagula spontaneamente. E il primo organo che va a toccare è il fegato, anche perché è lì che i globuli bianchi, come sappiamo, si rigenerano. Quindi questo ha creato, io avevo sostanzialmente un doppio ictus al fegato che si era diviso in 4 parti, quindi era ormai completamente danneggiato. Un'altra cosa che ho imparato è che ogni cicatrice, ogni cosina che si forma nel fegato, per dirla più semplice, si chiama cirrosi, è una cirrosi. Poi la cirrosi epatica si sviluppa e tutto il resto. Purtroppo la mia condizione era irreversibile, il danno era grosso, e intanto comunque io ero completamente ostruita, per cui avevo dalla vena porta a vena cava, avevo poco di libero, per cui anche lì per lì quello mi dissero chiaramente: dobbiamo vedere come reagisce alle cure anticoagulanti e capire se i canali iniziano a liberarsi un po', e a quel poi potremmo pensare di capire come muoverci, perché ogni persona è differente. La mia malattia che colpisce circa una persona ogni milione, però per fortuna adesso con la scienza che avanza, meno male che c'è, si riesce a diagnosticare con un pochino più di facilità, cioè si riescono a fare anche più rapidamente, perché è importante, essendo che si manifesta esattamente come molte malattie comuni, ma poi non dà riscontro, capirla nell'immediato ti permette di avere delle cure tali da poter avere tanto una buona qualità di vita e una prospettiva di vita, perché ovviamente essendo una malattia genetica non c'è cura, che poi può essere di due tipologie, ma adesso poi si va troppo allo specifico. Andiamo quindi a cosa è successo, cioè nel senso che abbiamo raccontato tutto l'iter della malattia, sicuramente esatto. Poi ci sono stati dei controlli, delle altre cose, ma sì. La rinascita dove sta? Nel momento in cui la cosa che mi era stata detta chiaramente è che prima o poi avrei avuto bisogno di un trapianto di fegato, però avevo reagito bene alle cure, stavo bene, avevo ripreso ad andare a scuola, insegnavo, fin quando invece un giorno mi sono presa bocca, mani, piedi di impetigine,
che non si è manifestata ma ha creato un'accelerazione di necrosi del fegato. Io a quel tempo non ero ancora in lista perché avevo trovato davvero un ottimo equilibrio, quindi la mia epatologa che mi seguiva diceva aspettiamo, vediamo, comunque sicuramente dovremmo fare questo passo di inserimento. Invece arrivo d'urgenza al momento in ospedale con un 58% di fegato già in necrosi. E lì mi è stato detto che la situazione era molto grave e che avrei avuto bisogno di un trapianto di fegato il prima possibile. Questo è il caso, quindi siamo a giugno, fine giugno del 2017. Mentre poi sì, il trapianto è stato nel... in luglio 2017, quindi il 27 luglio del 2017. Un mese dopo... sì, diciamo che... Milena, che era tutta da quella che era stata la notizia, si era presa questo muro in faccia, hai bisogno di un trapianto, sì, sicuramente poi... non è una bella notizia. No, hai bisogno di un trapianto adesso, non dopo. Subito, ecco, non domani, oggi. No. Avevo, sì, mi avevano dato dopo un mese hai ritrovato un'altra opportunità, un'altra occasione, no? Un'altra occasione di vita. Sì, sono nata totalmente nuovamente il 27 luglio del 2017. Vabbè, qui giovanissima, 4 anni, insomma, te li porti. Guarda, vedi che sei una ragazzina, insomma, stai per andare all'asilo. Assolutamente. Sì, come è rinata la tua vita? Come sei cambiata da questo momento in poi? Cioè, hai colto che veramente hai una nuova opportunità? Nel senso, hai chiuso con delle cose del passato e hai ritrovato delle cose nuove? Ho trovato tutto è nuovo. Nel momento in cui, perlomeno io per me, per quello che riguarda me, ho toccato davvero, lì ho sfiorato veramente, ho sentito, mi manca del terreno sotto i piedi, perché sentirsi dire entro 45-50 giorni poi non garantiamo se non arriva l'organo. E comincio a farti, intanto lì mi facevo un po' i conti su quello che ogni giorno che arrivava, che passava, diciamo, l'ho vissuto abbastanza serenamente, mi sono molto affidata ai miei medici. Però nel momento in cui invece sono rinata è stato già il principio. Io questo non lo ricordo perché il curare quando nell'anestesia è quello che ti inibisce poi ricordi, ma me l'hanno raccontato, è stato che mi hanno trovato in terapia intensiva dopo un'ora dal risveglio dell'intervento che cantavo. Ah, beh. Hai trovato una vena artistica in te. E mi trovo che cantavo, facevo, poi facevo Usain Bolt e quindi ero proprio, mi hanno detto che ero scoppiettante, in teoria poi era già notte, era tardi, perché io sono entrata all'operatorio la mattina all'una con i miei piedi e i miei 18 kg di ascite, ero diventata enorme e mi portavo dietro e poi invece mi sono risvegliata, insomma lì il risveglio è stato all'inizio un po' così, perché poi io sono stata durante l'attesa del fegato quella della famiglia più sana di tutti, in testa. Invece il post no. Nel post no, rientrata dopo, io sono rientrata subito dalla terapia intensiva in reparto. Ecco, lì ho avuto forse lì è stato un momento più di calo dove ho dovuto fare i conti con quello che era accaduto, perché è accaduto una roba. Una roba seria, una roba forte, che se non si tocca. Io pensavo all'inizio, pensavo che avendo avuto perso mia madre giovanissima per un tumore, di aver avuto già un contatto con la morte, con la malattia, no? Quando ti tocca da vicino è un'altra storia. Quindi sì, il mio processo poi è stato di assaporarmi intanto ogni momento. Io ho rallentato la mia vita, ma non perché me lo richiedessero i medici, perché la mia vita frenetica di prima non mi permetteva di gustarmi quello che realmente poi può essere la passeggiata al parco un bel pomeriggio di sole, quelli che possono essere anche gli affetti, dire no, questo weekend non scendo perché ho da correggere i compiti, no, perché tanto c'è da fare una giornata in più al lavoro. No, prendersi il tempo per se stessi, per volersi bene. Questo sicuramente è la Quando cosa noi ci che... siamo sentite per telefono, mi hai detto ho capito
dovevo ribaltare un po' la scala dei miei valori, valori. diciamo, no? E quindi mettere gli affetti, mettere me stessa in prima posizione rispetto ad altre cose che potessero essere importanti, lo stesso come il lavoro, gli impegni che ci sono giornalieri. Però hai detto Milena e i suoi affetti dovevano essere messi al primo posto. Assolutamente, sì. Io ho smesso, preparavo il concorso, avevo deciso di preparare il concorso da dirigente, ho accantonato assolutamente tutto, no, la mia vita va bene così, cioè, con i suoi ritmi che ogni tanto sono comunque frenetici per quelli che sono poi i ritmi di oggi. Sicuramente però so dire no, so dire stop e poi soprattutto so dire no oggi, prendo un giorno per me, che prima non era così, era tutto tempo per fare altro. Che secondo me era più importante. Certo, perché noi mettiamo sempre altre cose ai primi posti, quando poi ci troviamo di fronte a volte a dei momenti un po' particolari, capiamo che dobbiamo recuperare un po' ciò che abbiamo perso perché l'abbiamo messo prima di noi, magari, e quindi cerchiamo di recuperare il tempo perduto per noi stessi, per i nostri affetti, per le persone che ci stanno accanto, che magari a volte anche un ti voglio bene, magari non lo diciamo per questione di premura, e allora magari a volte capiamo, ma perché non posso fermarmi un attimo e dire ti voglio bene alla persona che abbiamo accanto, ai nostri affetti, e recuperiamo un po' di tempo per noi stessi, ci fa bene anche all'anima, no? Assolutamente, E assolutamente. allora raccontiamo Milena con gli oggetti, questo format. Questo è lo schema del format. Abbiamo parlato di te, abbiamo parlato con te della disavventura e poi avventura, poi ci darai un messaggio, come mi hai detto per telefono, insomma, quando ci siamo parlate, ritorno a dire, l'importanza della donazione degli organi. Ma quello lo Assolutamente. lasciamo per dopo. Adesso io vorrei raccontarti con gli oggetti che tu stessa hai portato. Io dico sempre che io non conosco gli oggetti che le mie ospiti portano perché sono un mistero, una sorpresa anche per me, perché mi piace sorprendermi appunto come i nostri spettatori alla visione dell'oggetto. Ho visto di tutto, quindi ho visto di tutto, dalle foto ai coltelli, ad altri strumenti di lavoro, a gioielli, oggetti a cui si è particolarmente affezionati. Vediamo Milena cosa ci ha portato. Andiamo al primo oggetto. Allora, andiamo al primo oggetto che ecco qui, l'ho preso alcune piccoline, sono una serie di teglie, teglie, tegliette, avrei preso anche padelle, padelline, avrei preso il mio runner, eccetera, eccetera, e quindi riguarda la cucina in genere, dal salato al Perché sei dolce. quindi una maga di fornelli. Manca una parola grossa, però la cucina mi ha tenuta molto a galla subito dopo aver scoperto della mia malattia rara. Perché dovendomi fermare, che era per me una cosa sconosciuta, ho scoperto, la prima cosa che ho fatto, mi hanno dovuto fare delle cure, per cui mi sono dovuta mettere in malattia, in aspettativa a scuola. Ho scoperto la mattina, perché di solito la mattina stavo a scuola, che in TV si parla solo di cibo. Io ero rimasta solo da Antonella Clerici e tieni lì, ne levati le mani. No, invece c'era un mondo di cucina e quindi mi impegnava molto la mente e ho scoperto Masterchef in realtà. E da lì più che mi sono molto appassionata alla cucina, a varie tipologie di cucina, dalla molecolare, quindi sperimento, esplosioni, Quindi anche nucleare. cose un po' impegnative, no? Non cose Sì, semplici. sì. Sì, assolutamente. Quindi Ho messo lanciata anche nel la mondo della chimica, cucina. matematica e il mondo della cucina. Mi ero aperta anche un blog, a tempo si chiamava Sale in Zucca, proprio per mixare un po' la scuola. Per me resta sempre un amore. Io sono fortunata, ma lo dirò a tempo debito. E quindi per questo ho portato le Ma mie più dolce tegliette. o più salato? Le tegliette sono più per le cose dolci, sbaglio, tipo una No, io, no, no, in eresia. realtà, no, in realtà poi quelle vanno per la misura, se fai una monoporzione, una biporzione, eccetera, eccetera. Anche perché in cucina, nelle ricette, ci sarà matematica a pieno, quante ne volete, tu vai a fare le proporzioni. Esatto, le dosi devono essere, soprattutto nel dolce, con i lieviti, bisogna stare attentissimi ai grammi addirittura della farina, dei liquidi, delle C'ho la polveri, perché bilancina sennò. di.
Ho la bilancina di precisione. Perché lo immaginavo, da docente di matematica immaginavo. Perché, vabbè, come dici, io vado un po' a periodi. Ci sono i periodi del dolce, il periodo del salato, però è il periodo della pizza, della napoletana contemporanea. Quindi i grandi lievitati, faccio la biga. E qua mi sono trascinata anche Antonio, che invece di solito lui è l'assaggiatore ufficiale, ed è veramente una roba altro che cracco e grandi critici. Lui è critico proprio. Ah, quindi ti mette lì dove porti il piatto e dice guarda, questo non va, la presentazione del piatto, insomma, un po' l'equilibrio dei sapori. Abbiamo piatti di ogni forma e dimensione. E mia suocera, quando ci comprammo casa a Pisa, mi regalò i piatti in Ardesia che io andavo dietro. Cioè, ormai in famiglia mi conoscono e quindi sanno che con una Ardesia la tua passione, diciamo. Sì, assolutamente sì. Andiamo al secondo oggetto. Secondo oggetto sono le scarpe. Qui andiamo sullo chic, sull'elegante. Quindi sei una donna che cucina sui tacchi. Ah sì, assolutamente. Io anche quando vengono i miei amici a cena, periodi diversi, venivano a cena. Quando si poteva, diciamo, quando si poteva. Sì, speriamo presto quando si potrà. Io comunque, anche se sono in casa, poi li accolgo con il tacco, con la vestita. In generale, scarpe, borse e cappelli. Sempre. Una passione. Sono un must del tuo guardaroba, quindi. Sì, e occhiali. Ho occhiali di varie forme che li uso, oltre che sono ciecata proprio di base, ecco. Però gli occhiali per me è un altro vezzo, perché non sopporto le lentine, e allora per quindi me sono un accessorio ulteriore. Oltre uno strumento necessario, un vezzo. Sì, assolutamente sì. Insieme poi l'abbigliamento, seguo molto le mode, uomo-donna. Quindi sei una fashion victim, come si dice in inglese. Assolutamente sì, ammetto questa mia proprio amore, mi piace. Non tutto me lo posso comprare, però almeno guardare sicuramente sì. Le ultime tendenze per l'estate 2021? Cosa si dovrà indossare per essere... Stampe, fiori e colori fluo. Stampe, fiori e colori fluo. Se così diamo un suggerimento ai nostri amici... Quindi stampe, fiori e colori fluo per essere alla moda. Sempre al top. Per essere cool, come si dice? Per essere cool. Sempre al top. Al top, sempre al top. E in spiaggia? Sì. Intero, bikini, cosa? È tornato già all'intero che l'anno scorso aveva fatto di nuovo strada, si era fatto di nuovo strada. Sì, e quest'anno diamo un altro suggerimento, quest'anno quindi... Si gioca molto col costume intero che però si trasforma, si fa guardare con aperture, monospalla, poi con giochi sui fianchi, belle diciamo, scollature profonde, e i bikini comunque il triangolo è un must have, non cambia. Volevo sempre. Perfetto, allora siamo con a tutta quindi... la cicatrice. Io l'ho non ha importanza, quelle fanno parte della vita, quindi assolutamente. Ormai di te e ti ricorda il compleanno, quindi sì, perché io festeggio due volte, lo dico a tutti, certo. Faccio due volte il compleanno. Se volete quindi farmi un doppio regalo, sempre ben accetto. Benissimo, quindi poi darà l'Iban, per cui chi vorrà, parenti e amici sono invitati a... Ah sì, loro lo sanno già. Oppure attrezzi per la cucina, perché Milena gradisce. Quelli non si sbaglia. Ecco, sì, formina di tutti i tipi. Andiamo al terzo ed ultimo oggetto. Il mio terzo e ultimo oggetto invece riguarda il lavoro. Non so se si vede, questo è il mio camice. Da quando sono rientrata a scuola, eccolo. Stramilano. E qui sono tutte le firme dei miei alunni. Perché essendo sono rientrata a scuola e ovviamente avevo dovuto apportare un po' di accortezze. I miei alunni erano un po' abituati alla questione del lavaggio delle mani, poi qui c'è un logo che vi parleremo dopo, e si erano abbastanza abituati perché nel rientro ho fatto tutto uno screening, essendo che lavoro poi alla scuola elementare, e io ho portato la mascherina, specialmente nei periodi di picco delle influenze, in un post trapianto. In generale la mascherina si porta fino a circa il sesto mese, e quella quindi per me, io già avevo dettato moda prima del tempo, ecco. Per rimanere in tema. E il mio camice invece
insomma, una tutela in più, perché i bimbi sono un amore, però si infilano le mani in bocca e poi li abbracciano. Allora, per tutela, i medici mi avevano consigliato di, insomma, di proteggermi in questo modo. Sì, loro erano più contenti, anche perché ogni tanto si lamentano di sto grembiule, così non potevano dire che c'erano disparità. C'era anche la maestra, non si scappava. Allora, siccome però era bianco, un po' triste... Abbiamo intravisto un simbolo giallo appeso al tuo camice. Sì. Facciamolo sì, vedere. Assolutamente. Faccio rivedere. Eccolo qui. Cosa dice questo simbolo? Vite ODV. Vite per me è stato un incontro post, un anno dopo il trapianto. Ho iniziato, io continuo a frequentare il reparto, un po' per salute ancora, e perché non è finita proprio la mia avventura. Io continuo ad avere delle piccole condizioni che vanno attenzionate, e quindi ci vado per salute. Nei miei vari, diciamo, incontri mi sono imbattuta in un gruppo di compagni di ventura, perché anche loro sono dei trapiantati come me, che hanno fondato questa associazione. E infatti Vide sta per Volontari Italiani Trapiantati Epatici, dove facciamo praticamente, siamo di supporto per le famiglie, per chi sta iniziando a intraprendere il percorso per entrare in lista trapianti, per il post trapianto e poi per momenti anche un po' ludici, diciamoci pure, oltre che per un volontariato che può essere anche di supporto, perché Pisa è un grosso centro trapianti. Ecco, mi sono trovata, diciamo, nel momento più assurdo e caotico della mia vita, nel posto giusto, perché Pisa sta tra i primi 5 centri trapianti italiani di fegato, per cui sicuramente... Quindi comunque date un messaggio di speranza a chi è in questi reparti. Assolutamente. Per dire, sì. Non disperate, perché c'è un'altra possibilità. Assolutamente, siamo proprio per testimoniare che andare avanti si può. E anche, si può anche bene, visti i risultati, si può anche molto bene, non bene, molto bene. La qualità della vita è sicuramente alta, e anche nel rimanere con i piedi per terra, perché ci sono varie personalità e ognuno di noi vive il trapianto in maniera differente, ricordandoci sempre che ognuno di noi è unico e irripetibile come essere umano, e conseguentemente anche nel suo percorso di pre e post trapianto. Per cui è importante anche rimanere lucidi, avere sempre tutto molto chiaro, credere molto nei propri medici. È fondamentale avere fiducia nel proprio medico, nella propria equipe, e quindi noi parliamo specialmente di questo, in modo tale che ci sia consapevolezza. Mi è capitato di incontrare compagni di avventura che poi si sono creduti imbattibili: ho superato questo, non mi succede più niente. Magari fosse così, invece altri che tendono a sentirsi perennemente malati, tendono a sentirsi perennemente sfortunati. Questi gruppi sicuramente sono gruppi anche di supporto per tutte queste situazioni che si vengono a verificare. Sì. In modo tale da far capire, famiglie. Anche perché ritengo dall'alto della mia ignoranza sul tema, che bisogna essere, forse ci si sente ancora più responsabili, perché qualcuno ti ha donato qualcosa proprio di importantissimo, di suo, e in alcuni casi non c'è più quella persona, quindi magari uno si è un momento particolare, è sicuramente perché per più persone. Sì, proprio intanto per il ricevente, chi come me. Cioè, pensare già, la cosa che mi aveva mandato veramente di fuori i primi tempi era proprio l'idea che una famiglia che aveva vissuto il dolore più grande della propria vita, perché chi perde un padre, chi può perdere un figlio, chi può perdere un caro, un affetto, si trova in un momento veramente di grande sconforto, di dolore, ma nello stesso tempo quell'intelligenza, quella bontà, quell'altruismo e quel guardare oltre, a consentire a donare gli organi del proprio caro, significa che una vita che va via ne salva altre 7. Quindi si va oltre la vita c'è un altro modo per continuare a vivere.
con l'associazione abbiamo fatto un videoclip che si intitola Tu viva per sempre, che si trova anche su YouTube, che proprio parla di questo la canzone. Tu vivrai per sempre, perché sostanzialmente poi è questo, è una nascita, una rinascita nella nascita nella rinascita. È un concetto che va elaborato, perché non è semplice. Io ero veramente devastata da questa cosa, una persona era morta e sul dolore altrui c'erano i miei che festeggiavano. È complicato da gestire. Sì, giriamo pagina. Qual è il luogo del cuore di Milena? Allora, io trovandomi fuori, partiamo da questo presupposto, il mio luogo del cuore è questa casa mia, dove c'è quindi il mio affetto. Mi manca tantissimo quest'anno poter scendere giù, perché la scorsa estate non sono potuta venire e mi mancano i miei nipoti, mi manca tutto, mi manca Capo d'Orlando, mi manca proprio la mia terra. Assolutamente sì, è il mio luogo del cuore, è il Monte della Madonna, che non tanto per un simbolo religioso, per un senso di pace mio interno. Io lì ci correvo sulle scale, arrivavo, e soprattutto guardare verso l'infinito lì è qualcosa che ti rapisce. È proprio da un senso di pace con se stesso. E quindi il mio luogo del cuore, ci ho dovuto riflettere tanto quando mi hai fatto questa domanda, ci devi pensare al luogo del cuore, caspita. Ho pensato alle Dolomiti, perché adoro tantissimo la neve, la montagna, questo è il mio settentrionale, perché poi c'è anche un mio settentrionale. Ferrara, dove io ho dovuto pensare alla mia vita, meno andarmi alla Sicilia. Invece sono partita dicendo vado in Polentoni, a Polentoni, stava io che sto dicevo questo modo, e invece poi torno. Poi... Niente, invece. No, mi sono innamorata di Ferrara, Ferrara mi ha dato tanto, una città mi ha dato tanto, però devo proprio pensare un posto del cuore, alla fine vado lì. Ecco, mentre invece la ricetta della domenica, cioè io sono un po' spaventata, perché non so che cosa mi potrei dire, qualcosa di cucina molecolare, non so, qualcosa con l'azoto, queste cose qui. L'azoto liquido lo mettiamo da L'azoto parte, liquido, queste cose no, un po' particolari. non è la mia ricetta della domenica invece è molto terronica, perché Vediamo, è vediamo. la caponata, Oh, che la meraviglia! caponata di melanzane e peperoni. Confrontiamo queste ricette, vediamo queste ricette. La caponata per me era un piatto sicuramente estivo, che però era il piatto del compleanno di mio padre, perché che fa il compleanno il 15 luglio, e la mia nonna materna, come regalo, sapeva che gli piaceva proprio la sua ricetta, E quindi la e preparava per quindi lui per il faceva. compleanno. E io quando ero piccola la osservavo e tengo ancora conservato il suo ricetta, a libretta, con le ricette, e lei, la particolarità è friggere gli ingredienti separatamente, Uno per quindi volta, prima ecco. assolutamente, il Chi segreto vuol fare la sta lì. caponata deve posare l'orologio, perché non deve mettere Non paletti si sul mette tempo. fretta, assolutamente, ma in generale quando si cucina, relax. Cioè, a meno che non hai il ristorante, poverini, faccio un passo indietro. Però noi a casa Senti, ma la assolutamente caponata tu possiamo. l'hai riproposta ai tuoi amici del nord? Sì, assolutamente sì. Quando vado a Pisa, si festeggia Serranieri a giugno, e ho degli amici che hanno la casa sul Lungarno e lì fanno i fuochi proprio dentro l'acqua. Quindi ci riuniamo a casa loro. E io porto la caponata, è un Ormai loro lo classico. sanno, e quindi ti Poi ho gli invidio una cosa. imbottiti di Ti invidiano maccheroni, anche per questo perché... motivo, perché la caponata è troppo buona, quindi giustamente vogliono assaggiare Assolutamente. queste leccornie, tutte Esatto, che è nostre fatta di, siciliane. come ti sottolineo sempre, melanzane e peperoni, perché c'è la caponata di melanzane e solo melanzane. Lì Ecco. ci mettiamo le melanzane, si friggono a parte, i peperoni rossi e gialli si friggono a parte. Poi Tiana ci mette Cipolla? le olive bianche, cipolla no, Ah, ma ecco, non ne cipolla metti, no. nella tua ricetta non c'è la cipolla. No, e poi ci metto i capperi, i pinoli e le olive bianche. Questo li friggo separatamente, i peperoni e le melanzane. Poi invece faccio un fondo con l'olio e un cucchiaio di concentrato diluito nell'acqua, e a quel punto metto gli ingredienti tutti insieme e faccio l'agrodolce, quindi, e su quello non c'ho del quantitativo, io vado a occhio, ve lo dico, cioè, è proprio, me l'hanno chiesto anche altri amici, ma la ricetta, dice, mi dai, a occhio, cioè Segreto. vai,
Devi tastare, cioè assentimento. Assentimento, ecco. Assentimento. Io direi così, assentimento. Ecco, è stata un'intervista che è stata proprio sul filo del sentimento, sul filo dei diversi sentimenti che si possono provare nella vita, dalla disperazione alla speranza, al senso di rinascita, al voler avere una rivincita, una nuova opportunità, fino al sentimento del godimento in cucina. E quindi io direi di... sai che sono passati più di 30 minuti, siamo a 35 minuti, il tempo è volato. Io ti ringrazio per essere stata mia ospite. Grazie a te. Con te, se mi permetti, io devo ringraziare le tue colleghe di T-Talk. Le ringrazio in ordine di apparizione: Maria Luisa Ricciardi, Daniela Leonino, Cettina Scaffidi, Alice Raffaele, Irene Ricciardello, Dora Piscitello, Maria Grazia Giorgianni, Fiorella Signorino, Rita Troiani, Lidia Calascarcione, Luisa Agostino e Milena Giuffrè. Io ringrazio tutto lo staff di Eventi Press, tutta la redazione, tutta la segreteria, quindi ringrazio Daniela, ringrazio Stefania, ringrazio tantissimo Leonardo e Francesca, che sono stati i miei angeli custodi. Leonardo sempre con me, il nostro tecnico, e Francesca, il mio alter ego al telefono in continuazione, Francesca, per qualsiasi problema. Io li ringrazio tutti, ringrazio la proprietà, tutti quanti, perché hanno fatto sì che io potessi fare un programma in piena libertà nella scelta degli ospiti, e ogni volta è stata sempre una scoperta di una storia diversa, di una storia importante, appunto, di donne comuni ma fuori dal comune. E Milena rappresenta appunto l'ultima di questa serie, di questa stagione, l'ultima storia di una donna comune ma assolutamente fuori dal comune. Tu non sai che ci lega un filo, e io ti ho detto ci lega un filo, ti ringrazio per essere stata la mia ultima ospite. È stato un caso che tu mi contattassi, perché diciamo che non sono stata io a contattare Milena, ma è stata Milena a contattare me, ed è stato davvero il destino che ci ha fatto incontrare. È stata una botta davvero per me. Non è stata facile questa intervista, è stata molto faticosa per diverse ragioni. Io però ti ringrazio davvero tanto. Grazie a te. Ringrazio tutti voi per averci ascoltato, per averci guardato in queste 12 puntate, e ci vediamo la prossima stagione. Grazie, arrivederci, buona estate. Grazie.